Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 6 agosto 1922. Mi sentivo tutta immersa nel santo volere di Dio ed il mio dolce Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, tutte le cose sono per me di un egual peso, tanto mi pesa il cielo quanto la terra. La mia volontà contiene perfetto equilibrio. L'equilibrio porta ordine. Il regime, l'utile, l'armonia. Tutte le cose armonizzano insieme come se fossero una sola cosa. L'ordine porta uguaglianza, l'uguaglianza porta la somiglianza. Ecco perciò tanta armonia, ordine, somiglianza nelle tre divine persone e tutte le cose create sono in perfetta armonia. L'una è il sostegno, la forza e la vita dell'altra. Se una sola cosa creata disarmonizzasse, tutte le altre rotolerebbero ed andrebbero a sfascio. Solo l'uomo si discostò da noi, dall'equilibrio della nostra volontà. Ed oh, come rotolò l'uomo dal più alto posto, cadde nel più profondo dell'abisso. E con tutta la mia redenzione, non tutta l'umana famiglia è ritornata al suo stato primiero. Ciò significa che la cosa più grave è che si sottrasse dall'equilibrio della nostra volontà e
E questo significa gettarsi nello scompiglio, nel disordine, nel pelago di tutti i mali. Ora, figlia mia, perciò ho chiamato te in modo speciale in questo equilibrio del mio volere, affinché vivendo tu in esso venga ad equilibrare tutto l'operato della sconvolta umanità. Vivendo nel mio volere, equilibrerai te stessa. Starai nell'ordine in perfetta armonia tra noi e tutte le cose da noi create. Sicché armonizzando tutto, sentiremo in te che scorrendo nell'ambito della nostra volontà ci darai l'ordine, l'armonia di tutte le intelligenze, delle parole, delle opere e passi di tutti. Costituiremo i tuoi atti nel nostro volere come reggitore di tutti gli altri e ci rifaremo dello scompiglio della sventurata umanità. Ogni tuo atto sarà il suggello dell'ordine che noi riceveremo a nome di tutti gli altri. Molto hai da fare nel nostro volere, sarai come regina che ci porterà tutte le conquiste, tutte le armonie. Il nostro volere ti somministrerà tutto ciò che è necessario per soddisfare tutto ciò che è necessario per poterci supplire per tutti e riempire il vuoto dell'equilibrio della volontà umana che tanto danno ha ricevuto col sottrarsi dall'equilibrio della nostra volontà. Bene, molto bella questa pagina degli scritti che abbiamo appena ascoltato. E avremo certamente notato che il tutto ruota intorno ad alcune parole assolutamente chiave. Non è la prima volta che Gesù ne parla, non è la prima volta che vi meditiamo. Però, come sappiamo, Gesù da buon maestro torna ciclicamente negli scritti sugli stessi argomenti. Questo motivo, il motivo è molto semplice. E chi ha studiato questo lo sa, chi ha studiato un po' nella vita. Per impararti una cosa devi ripetere, devi ripetere, devi ripetere, devi rileggere, devi rileggere, devi rileggere. Se uno sta all'università e c'è da mettersi in testa un libro di 1500 pagine, come fai a farlo? Leggi, poi rileggi, ognuno poi c'ha il suo metodo, poi rileggi, ma sicuramente devi tornare sulle cose, non basta averle sentite una volta, perché la nostra memoria in questo stato terreno, dove purtroppo anche lei è molto debole, ha delle leggi di funzionamento. Per questo che è anche sempre molto indicato, per esempio nella vita interiore, se mi posso permettere da sacerdote, insomma, una brevissima digressione, non è cosa buona, ecco, noi sappiamo, quando uno si innamora di Gesù e lo vuole conoscere di più, lo vuole conoscere meglio, comincia a leggere, questo è tutto normalissimo, non solo normalissimo, è una cosa lodevole e buona. E ecco, però a volte c'è il pericolo che uno si fa fare l'overdose, si ubriaca, cioè nel senso che legge, 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 deve cercare sempre lo scritto del santo nuovo, sempre la biografia del santo nuovo, sempre il mistico nuovo, sempre la rivelazione nuova, e continua, continua. Alla fine legge 100.000 cose e che cosa gliene resta di quelle 100.000 cose se no 3-4? Ecco, non è questo un buon principio. I maestri di spirito dicono non leggere troppe cose, specialmente non troppe tutte insieme. Leggi non troppe cose, poi cerca di fare discernimento tra le cose che hai cominciato a leggere, dopo un po' che uno legge, vedi quelle che sono migliori e rileggile. Non andare a cercare ancora altro, perché se hai trovato dove riposa l'anima tua, dove l'anima tua pascola, dove l'anima tua cresce, fermati. Non serve che vai a... tanto assimila bene l'erba di quel pascolo e poi Dio provvede. Ecco, chiusa parentesi,
Quindi le parole chiave sono equilibrio, ordine e armonia. Sono parole che secondo San Tommaso d'Aquino, sulla scorta di insegnamenti tolti dai libri sapienziali, costituiscono, cioè l'ordine, l'equilibrio e l'armonia sono i costitutivi formali della bellezza stessa. Cioè una cosa non è bella se non è ordinata, equilibrata e armonica. Ecco, noi abbiamo una serie di esempi tratti dalla nostra vita umana che ci aiutano a comprendere, no? Io li faccio spesso. L'armonia, per comprendere un pochino l'armonia, uno ha l'esempio della musica, no? Se tu c'hai una chitarra stonata, quindi basta una corda che non è accordata, appunto, chi ha suonato la chitarra sa come si accorda una chitarra, tu puoi essere il più grande chitarrista di tutti i tempi, puoi essere l'attuale, Andrea Braido, la situazione, insomma, no? Ma se c'è una corda scordata, quella ti rovina tutto, cioè può essere il più grande fenomeno del mondo, ma quella corda scordata distorce tutto quello che segui, perché le corde devono essere accordate tutte e sei, e bene. La sesta è il Mi, la quinta è La, la terza è il Re, adesso mi ricordo bene, insomma, no? Ecco, e tutte devono raccordarsi con la nota dominante che tutti quanti si hanno, il diapason, che è il La, d'accordo? Perché è quello il punto di riferimento dell'accordatura. Ecco, basta una corda stonata e alla fine. In un'orchestra basta uno che se ne va, cioè immaginiamo un'orchestra che sta eseguendo la più grande sinfonia del mondo, già tutto, c'è un musicista che prende e se ne parte per la tangente e inizia a eseguire un altro motivo, quello si sentirà. Ma come è uno strumento su 250, non fa niente, è uno strumento su 250, rompe l'armonia. Poi l'ordine. Io faccio sempre un esempio, insomma, se noi stiamo in un posto che è ordinato, per esempio, no? Un ambiente, una casa, no? Io ho una casa tutta quanta perfetta, linda, pulita, ordinatissima. Prendo una sedia e la metto per terra. Una sedia, tutta casa. È chiaro che quando uno entra in quella stanza, la prima cosa che guarda è quella sedia. Dice, ma come, ma il resto è tutto ordinato, i mobili sono tutti quanti spolverati, non c'è niente fuori posto, non c'è niente buttato sui tavoli, non ci stanno i piatti sporchi dentro il lavandino, tutte queste cose qui. C'è quella sedia che sta per terra. Basta quella, d'accordo, a darti l'impressione del disordine e quindi a rovinare la bellezza di quella casa. Cioè, queste sono esperienze empiriche. Cioè, io non penso che qualcuno possa venire a dire che è bello vedere una sedia buttata per terra dentro una casa. Non credo, d'accordo? Ecco, in sé. Così come non è bello sentire una chitarra stonata, così come non è bello sentire una orchestra dove c'è qualcuno che suona per conto suo e che distrugge la bellezza del tutto, no? Sono cose oggettive. Oh, l'equilibrio. Qui basta semplicemente che pensiamo a quando ci mettiamo in piedi. Se io quando sto in piedi qualcuno mi dà una spinta, d'accordo, e io non muovo le gambe per bilanciare il peso che si sposta verso l'avanti o verso l'indietro, casco per terra, casco, punto e basta. Perché? Perché ho perso l'equilibrio. Ho perso l'equilibrio da un punto di vista fisico. Ecco, e se uno prova a fare qualche, insomma, deve fare qualche operazione un pochino delicata, diciamo, sale sulla scala, deve stare attento a non perdere l'equilibrio, perché se perde l'equilibrio casca di sotto. Quindi, cioè, è un problema grosso perdere l'equilibrio da un punto di vista fisico. Ora, evidentemente queste cose Gesù le dice non semplicemente per fare riferimento a cose materiali, anche se anche nelle cose materiali, ecco, si applicano questi principi, anche nelle cose materiali con risvolto spirituale. Si pensi, per esempio, ordine, armonia, equilibrio in come sono vestito. Proviamo a pensare se nel vestiario c'è l'ordine, l'armonia e l'equilibrio. Magari riuscissimo in qualche modo a oggettivare tante cose, no? Dice, ma
Ti sembra una cosa? Sei ordinato? Sei equilibrato? Non è che sei troppo pacchiano o troppo trasandato? Quindi troppo di lusso o troppo sciatto, per esempio, no? È armonizzato il tuo vestiario, quindi è armonizzato in sé e con la tua condizione, insomma, no? Qui ha voglia di fare tante tante riflessioni, no? Se noi prendessimo bene questi tre principi, la tua vita, la tua giornata è ordinata, armonizzata ed equilibrata. Pensiamo all'equilibrio, cioè guardate che avere un equilibrio oggi interiore, avere un equilibrio psicologico, che è molto importante l'equilibrio psicologico. Io ho conosciuto una montagna di personalità e persone squilibrate, poverine. E una persona squilibrata, poverina, non lo sa, ma fa tanti di quei danni. Non solo a sé, ma anche intorno a sé. È una mina vacante. È una bomba timer a orologeria. È un elefante che cincola in una fabbrica di cristalli che appena si muove succede il finimondo. Le personalità squilibrate. Cosa vuol dire squilibrate? Significa che ci sono degli aspetti della personalità che sono decisamente accentuati e degli scompensi che sono assolutamente accentuati ed entrando in conflitto determinano degli atteggiamenti completamente sballati, irragionevoli e strambi, ecco, stravaganti. Imprudenti, bislacchi, ecco. Allora, nei nostri pensieri ci deve essere equilibrio, ordine e armonia. Nelle nostre parole ci deve essere equilibrio, ordine e armonia. Sappiamo che nel parlare, i maestri spirito dicono, nel molto parlare non manca mai il peccato. Perché? Perché se uno parla troppo, non c'è equilibrio. Se uno è taciturno, cioè sta zitto quando non deve stare, non c'è equilibrio. Capito? Cioè, pensiamo anche all'umanità santissima di Gesù. I santi sono persone fondamentalmente amanti del silenzio. D'accordo? Ma non è un silenzio da orso, da misantropo, da misogino. Io non parlo perché. Oppure, cioè, ci sono molte persone che hanno problemi di relazioni, lo sappiamo tutti quanti, e non parlano mai. Quella non è virtù, d'accordo? Quelli non parlano perché non sono capaci di relazionarsi col prossimo, d'accordo? Perché sono timidi, perché per carità ci sono tante situazioni problematiche dietro queste cose, no? Il santo osserva il silenzio non perché è inibito, perché è timido, ma perché nel cuore custodisce la presenza di Dio e non parla con le creature, ma parla continuamente col Creatore, lo ascolta. Questo è il silenzio dei santi. Attenzione però che se un santo si trova in un contesto dove non deve stare in silenzio, perché per esempio sta a pranzo con una persona, oppure sta a contatto con una persona, non so, arriva un ospite, arriva una persona, ci parla. E non è che comincia a pensare, ah no, ma io adesso ci parlo e esco fuori dal silenzio, perché in quel momento l'equilibrio nel silenzio richiede che tu parli con quella persona perché c'è davanti un essere umano e fai una conversazione, come insegnano i santi, tenere una conversazione, fare una conversazione garbata, bella, è un'opera squisita di carità nei confronti della persona, perché se tu con una persona non ci parli, quella sta in imbarazzo, no? Esistono situazioni umane in cui si comincia a fare il gioco del silenzio e si creano delle situazioni di grande imbarazzo, no? Stai in viaggio in macchina con una persona, non è che puoi fare la strada per tutto quanto il tempo, d'accordo? O accendi la musica e te ne infischi di quello che ti sta vicino. Certo, poi dipende dai rapporti con cui uno si trova, con chi sta a fianco, uno dice, sentiamo insieme un po' di musica, 10 minuti. Capiamo il senso in cui si dicono queste cose. Con un amico credente, ci facciamo un rosario, per carità. Ecco, però. Gli esempi, questi che sono tanto una serie di esempi molto molto banali, ci aiutano a comprendere. Allora, nella Divina Volontà,
Questo ce lo dobbiamo proprio. La divina volontà è il perfetto equilibrio, e il perfetto equilibrio porta l'ordine e porta l'armonia, e tutte le cose armonizzano insieme come se fosse una sola cosa. E quando si esce dall'equilibrio, si esce dalla divina volontà, eh? Quando si esce dall'ordine, si esce dalla divina volontà. Io personalmente ritengo e sono convintissimo, anche quando si esce dall'ordine esteriore, l'ho detto tante volte, lo ripeto, e potrei tranquillamente sbagliarmi, il nostro Signore potrebbe dirmi taci che sei esagerato, e io me lo terrei molto molto volentieri, ma io non riesco a concepire come una persona che sia amica, per esempio, del Signore, come dire, possa vivere con una persona, quindi per come tratta la propria persona, disordinata o in un ambiente disordinato. Io questo non me lo riesco a capacitare. Io personalmente sono sicurissimo, però, ma non so, sono sicurissimo, insomma, sulla base di alcune cose, che se uno incontrava Gesù o la Madonna o entrava a casa loro, sicuramente non trovava nessun vestito di marca addosso né a Gesù né alla Madonna, sicuro. Ma sicuramente Gesù non si metteva, che ne so, la veste marrone col mantello blu, cioè, non sicuramente. Sicuramente la Madonna non indossava colori sgargianti, stravaganti, d'accordo? Io sono sicurissimo di questo fatto qui, perché non sono cose belle, d'accordo? Le cose eccessive. Le cose sparate non sono belle. Se entravi in casa di Gesù e di Maria, ma sicuramente non trovavi d'accordo le suppellettili che si trovano nelle case dei boss mafiosi, capito? Il bagno con rubinetti d'oro o cose del genere. Ecco, questo sto evidentemente caricando, no? Trovavi una casa sicuramente povera, d'accordo? Sicuro al 100%, perché la povertà che hanno amato Gesù e la Madonna. Ma povera non vuol dire un tugurio, d'accordo? Maleodorante, dove c'è tutto quanto che casca a pezzi, c'è un posto dove sedetti perché sennò ti caschi per terra oppure ti lerci. Io ritengo che la casa di Gesù e della Madonna fosse uno spettacolo di candore, di nitore, di pulizia e di ordine perfettissimo, d'accordo? Sono sicurissimo di questo qui. Poi, se mi sbaglio, diceva San Giovanni Paolo II, qualcuno mi correggerà, però io non riesco a concepire, come dire, cose distinte. Certamente, e se io sono così, se tu sei così, a parte il fatto che queste cose si possono cambiare, io ho conosciuto persone che erano disordinatissime, proprio la vicinanza e la conversione autentica con il Signore le ha cominciato a far sentire in coscienza che stavano male dentro quel disordine. Quindi quando Dio entra, adesso a prescindere dall'umana volontà, tutta la persona viene trasformata. Non è soltanto un fatto interiore, perché noi non siamo soltanto, non siamo spiriti angelici, d'accordo? Non lo siamo. Non lo siamo. Cioè, la vanità è un peccato, quindi la cura eccessiva del corpo, quindi l'andare a curare i dettagli per attirare l'attenzione, insomma, per farsi guardare, per sentirsi belli o cose di questo genere. Però, come dire, curare le cose, come dire, essenziali, non soltanto per le donne, ma anche per gli uomini, insomma, no? Quindi ci sono alcuni dettagli, come stanno i capelli ordinati, pettinati, insomma, alcune cose, insomma, che vanno, adesso uno ci arrivi, insomma, no? Ma la pulizia. Queste sono cose, non sono semplicemente norme di buona creanza umana. Ecco, certamente poi vanno a costituire anche la buona creanza umana. La buona creanza umana certamente non contiene niente di male quando. Però sono attributi, come dire, caratteristiche che sgorgano da un'anima che ama il Signore. Perché Dio è così. Cioè, la Santissima Trinità, Santo Gesù, è perfettissima armonia, è perfettissimo equilibrio. Cioè, noi sappiamo che nelle tre persone della Santissima Trinità non c'è nessuno squilibrio, perché non è che uno dei tre è più Dio dell'altro, no,
Dio è il Padre, Dio è il Figlio e Dio è lo Spirito Santo, senza nessuna differenza di niente e di nessuno. Non c'è neanche un prima e un dopo. Non è che prima c'era il Padre, poi c'è il Figlio e poi c'è lo Spirito Santo. Ci sono coeternamente presenti, onnipotenti, onniscienti, onniveggenti, immensi, eterni, infiniti, tutti e tre, senza nessuna gradazione e differenza. L'amore con cui si amano è perfettissimo, perché il Padre ama infinitamente il Figlio, lo Spirito Santo e viceversa, d'accordo? Quindi è tutto ordinatissimo, equilibratissimo e armonizzatissimo. È in paradiso, non immaginiamo quanto tutto questo regna in maniera assoluta. Allora, tutte quante le forme di disordine interiore ed esteriore, di squilibrio, soprattutto interiore, d'accordo? Perché l'ordine è anche esteriore, l'equilibrio esteriore, grazie a Dio, a questo supplisce l'attività inconscia della nostra anima, perché noi stiamo in equilibrio senza pensare o doverci sforzare di rimanere in equilibrio, no? Ecco. Però invece l'armonia è anche armonia interiore e armonia esteriore, no? Il modo con cui trattiamo il prossimo, il modo con cui ci trattiamo, no? Quindi, allora, Gesù qui dice quello che già sappiamo: solo l'uomo si discostò da noi dall'equilibrio della nostra volontà. E se ci si scosta dall'equilibrio della volontà divina, escono fuori gli squilibrati. D'accordo? Se uno guarda con occhi, come dire, non di giudizio verso le persone, quello mai, d'accordo? Ma di giudizio oggettivo delle manifestazioni che si possono vedere, si vedono certe cose, specialmente guardando in giro le personalità pubbliche, i personaggi dello spettacolo, gli attori, i calciatori, no? Mo c'è sta moda di sti tatuaggi, cioè io dico, adesso a prescindere dalla qualificazione, come dire, morale del tatuaggio, adesso, per questa cosa lasciamola perdere per un attimo, no? Ma dico, ma cioè, possiamo, gli occhi qualcuno non ce l'ha, cioè una persona che si fa tutto il braccio tatuato in maniera, cioè, è brutto, eh? Cioè io dico, ma è possibile che, uno non è oggettivamente brutto, a prescindere dai contatti, come dire, universali o parziali, qui le scuole sono divise di questo segno, di questa moda col satanismo, no? Adesso lasciamolo perdere questo aspetto. Guardiamo il fatto oggettivo in sé. Il fatto oggettivo in sé è che quando una cosa è eccessiva, dà fastidio, cioè non è sicuramente bella, d'accordo? Non lo è. Uno che ha 4 anelli per mano. È troppo. 7 collane, è troppo, d'accordo? Cioè è un fatto oggettivo, non è più bello, è una cosa brutta. Questi esempi esteriori che sono sciocchezze, insomma, però ci aiutino, perché qui i problemi grossi sono i problemi interiori. Noi siamo squilibrati, per esempio, quando il nostro cuore, il nostro affetto, questo abbiamo visto tante volte, si appiccica a qualche creatura, si appiccica a qualche nostra idea. E quando le nostre azioni debordano, ecco, in condotte assolutamente inammissibili, anche quando sono mosse da buone motivazioni. Cioè qui c'è un campo dentro questi discorsi che fa oggi Gesù, sarebbe veramente da farci sera, da farci notte, insomma. E attenzione, Gesù aggiunge: io ho fatto la redenzione, ma la stragrande maggioranza della famiglia umana. Lui dice ottimisticamente: non tutta la famiglia è ritornata al suo stato primiero, ma la stragrande maggioranza sta ancora lontanissima dall'equilibrio della divina volontà. E quindi che significa? Scompiglio, disordine e pelago di tutti i mali. Allora chi vive nella divina volontà, questa è la cosa bella, trova anzitutto l'equilibrio di se stesso, equilibra se stesso. Vivendo nel mio volere, equilibrerai te stessa. Cioè una persona che vive nella divina volontà non può essere squilibrata.
E questo lo si vede, perché quando una persona è squilibrata, lo si vede dalle forme, dalle manifestazioni che ha. Si vede. Anche quando c'è del bene, ma quel bene è eccessivo, fatto in malo modo, si vede. Quindi, quanto più entriamo nella divina volontà, e tanto più equilibriamo noi stessi, e tanto più starai nell'ordine e in perfetta armonia. Quanto più la nostra vita, la nostra giornata, la nostra casa, il nostro portamento, i nostri pensieri, la nostra preghiera diventa ordinata, la preghiera disordinata, per esempio, non vorrei andare oltre i tempi della meditazione. Cioè, se uno fa 100 preghiere vocali al giorno, e la devozione al Sacro Manto, e la devozione al Cuore Immacolato, adesso mi dispiace parlare di queste cose, cioè queste sono tutte tante cose santissime, ma sappiamo benissimo che ci sono alcune anime buone, ma ancora non equilibrate, che cosa fanno? 300 novene, 300 devozioni, e le sante piaghe, il Sacro Manto, e il Santo Volto, e che ne so, e non mi ricordo manco più, la Fiamma del Cuore Immacolato di Maria, la Divina Misericordia, che ne so. A voglia, ce ne stanno quanti ne vogliamo, ci stanno i libretti che sono pieni di queste cose qui. Fa solo questo. Non ha mai fatto un 5 minuti di colloquio personale con Gesù. Non ha mai fatto un po' di meditazione. E se si mette in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento e non c'ha più tutte tante quelle devozioni, non sa che cosa spiccicare. Non è capace di stare in ascolto della parola di Dio. Non è capace di fare la meditazione. È squilibrata quella vita lì. Perché una vita interiore equilibrata ha tutto, d'accordo? C'è la messa, c'è la confessione fatta a cadenza regolare, c'è la meditazione, c'è l'adorazione, c'è la preghiera vocale, i rosari, per carità, d'accordo? C'è il colloquio a cuore, c'è la preghiera profonda con Gesù, c'è la lettura spirituale, ci sono tante cose, devono starci tutte perché la nostra vita funzioni. Se noi divento una fabbrica di preghiere vocali, d'accordo, un produttore di novene su novene, e a Gesù non gli ho mai detto a cuore, ma quanto ti amo, amore mio, quanto ti ringrazio che sei venuto dentro il mio cuore con la Santa Comunione, no? Quindi, ecco, qui dobbiamo farci un esame di coscienza, tutti quanti, perché poi chi entra nella Divina Volontà equilibra se stessa, trova l'ordine di se stesso, ma concorre anche, come Gesù spiega, come sempre accade, a equilibrare tutto l'operato della sconvolta umanità e a rimettere ordine e armonia tra noi e tutte le cose da noi create. È quello che faceva Gesù quando stava sulla terra, è quello che fanno, che dovremmo fare noi suoi figli che cercano di vivere nel divino volere, ora che sulla terra ci stiamo noi. Ecco, ma questo è possibile nella misura in cui la divina volontà regnando realmente in noi, anzitutto noi stessi, ci riordina, ci equilibra e ci armonizza. E dopodiché, certamente attraverso il nostro operare nella Divina Volontà, è possibile concorrere all'equilibrio e all'armonia di tutte le cose tra di loro e soprattutto tra loro e Dio. È una bellissima meditazione quella che oggi ci offre Gesù o Santa Vergine Maria, meditazione che deve necessariamente, come sempre, ma ci sono solo alcune più delle altre, deve proseguire nel nostro colloquio cuore a cuore, intimo, privato e personale con Gesù, per cercare di scoprire tutti i nostri interni squilibri, tutti i nostri disordini, tutte quante le nostre disarmonie, e per prenderne coscienza. E lavorarci per quanto ne possiamo, chiedere a Gesù che ci aiuti attraverso la potenza della Divina Volontà, attraverso la fusione con essa, a ridurre sempre più i margini di squilibrio e di disordine dentro di noi, perché senza di essi, cioè, fino a quando questi rimangono altamente presenti in noi,
questi fanno proprio da schermo, da scudo, e ci impediscono, ecco, il contatto con la divina volontà. Discostarsi da Dio vuol dire squilibrarsi e uscire dalla divina volontà. Ecco, riaccostarsi a Dio vuol dire riequilibrarsi e rientrare in essa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.